La nave dei veleni affondata a Cetraro in Calabria alla ricerca e lo studio del relitto è affidata a una task force a tempo determinato. Sono infatti precari 3 dei 6 ricercatori. L'inviato Fabrizio Ferro. Attende che il tempo migliori la nave Astrea e che arrivi un robot capace di scendere fino a 1000 metri di profondità. La nave dei veleni a largo di Cetraro non è un problema da poco per la task force della nave laboratorio dell'ISPRA, che comunque è un problema anche più grosso, una task force a tempo determinato. 3 ricercatori precari in scadenza di contratto tra pochi mesi. Il personale di bordo è composto da 3 persone d'equipaggio e 7 ricercatori. Di questi ricercatori il 50% è personale precario con contratti a termine di varia natura. In questo caso specifico siamo con dei contratti a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre, quindi tra pochissimo. Le indagini sul relitto potrebbero durare a lungo e poi le navi affondate con il loro carico di scorie nello stesso periodo in cui è andato a fondo il mercantile di Cetraro sono almeno altre 2. Accertare cosa c'è nella nave è possibile, come è possibile recuperarla, ma naturalmente il problema è legato ai fondi, al personale, alle tecnologie. Io sono un tecnico collaboratore di ricerca e mi occupo di organizzare la logistica della raccolta dei campioni e insieme ad altri ragazzi mi occupo del robot subacqueo che va a controllare il relitto. Ma investimenti non se ne vedono. La gente dei comuni della costa tirrenica calabrese, che già guarda con sospetto il ritorno dell'Astrea al porto di Fiumicino per le operazioni di miglioramento delle attrezzature, è ancora più preoccupata alla notizia che i ricercatori esperti nel giro di 2 mesi potrebbero essere costretti ad abbandonare la nave laboratorio. Così teme che l'invio dell'Astrea in Calabria, in queste condizioni, sia stato solo un tentativo di gettare fumo negli occhi.